Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi, oggi siamo al caffè di Gintama. Sì, qui all'Animax Plus. Faccio vedere. In collaborazione con Sweet Paradise. Tra poco appunto saliamo le scale dove abbiamo appunto prenotato. Sì. Ed entriamo e vi facciamo vedere. Allora, sono arrivati i nostri piatti. Come potete vedere io ho preso Okita, questa frittura mista. Poi abbiamo anche dei caffè latte, questi sì, erano casuali. Random. Beh, io sono contenta di aver trovato gli Intoki. Il mio piatto invece è quello di Jikata, come si può vedere, e ovviamente sopra c'è la maionese. Ci ho portato il pane, il popcorn. Ah, che questi erano random, Okita, Jikata e due... Takasu. Sì. Qui il fazzolettino dello Sweet Paradise e adesso andiamo a mangiare. Faccio un video. Questo è il caffè di Jikata. Troppo bello. Rambuzzi, bellissimo. Allora ragazzi, eccoci tornati, vi abbiamo fatto vedere il Gintama Caffè e adesso vi facciamo vedere che cosa abbiamo preso allo store interno. Sì, allora, prima di tutto, vabbè, ci siamo portati a casa le tovagliette che erano molto belline, anche come ricordo, infatti così abbiamo l'immagine con tutti i personaggi. E poi, appunto, allora, abbiamo acquistato questi clear file. Sì. E, beh, chiaramente abbiamo preso i nostri personaggi preferiti. Marco ha preso Kita, io ho preso Jikata, poi a me piace tantissimo anche Gintoki, quindi non potevo non prenderlo. Quindi. Esatto. Ecco. E poi invece con ogni piatto che prendavamo ci hanno permesso di fare questa pesca diciamo casuale. Sì. Dove uno metteva la mano e prendeva a caso qualcosa. Infatti io ho preso appunto Jikata, Takasugi, ecco, poi Marco ha voluto provare e ho preso un'altra volta sì. Takasugi. Ecco, allora io ho detto lascia fare a me perché... Era a caso fino a un certo punto, perché si intravedeva appunto uno spiraglio appunto, sì. Con tutte le cose. Allora ho detto fammi prendere e io ho preso, preso Okita. E vabbè, Okita per forza. E quindi niente, abbiamo, vedete, questi sottobicchieri. Sì, questi sottobicchieri, insomma. Molto, molto bellini, ecco. Molto belli. Sì, locale, come avete visto, interamente a tema. E l'organizzazione molto ben fatta, ben organizzato tutto all'interno. Sì, ci è piaciuto molto, poi sì. I piatti erano decisamente buoni, mi è piaciuto che fossero a tema, perché appunto io quello di Jikata strapieno di maionese sì, era una meraviglia davvero. No, poi comunque sì, appunto c'era questo proiettore in cui proiettavano appunto le varie opening, insomma le varie scene dell'anime. Sì. Veramente organizzato tutto benissimo, servizio eccezionale, io direi senza ombra di dubbio a mani basse uno dei migliori caffè a tema sì, che abbiamo visitato. Sì. Poi appunto c'era ad esempio Gintoki versione Elizabeth, anche insomma qualche oggettino sì. Così a giro, davvero davvero bello, consigliato per tutti gli appassionati. Un peccato che appunto fosse limitato per un periodo, quindi quello ormai non c'è più, però ogni tanto li rifanno, infatti si è visto che recentemente hanno fatto un altro caffè a tema, e quindi voglio dire, se vi capita appunto che siete insomma in Giappone, in particolare a Tokyo, dateci
un occhio sempre, perché ogni tanto. Poi mi raccomando, questi sono su prenotazione, quindi Sì, dovete comunque vedere l'apposito sì, sito dell'evento, appunto, è ecco. necessario appunto prenotare tramite, insomma, appunto, come ha detto Laura, il sito. Quindi, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Se volete, iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao ciao! Ciao!